pilastro della loro attività lavorativa, un ristorante a conduzione familiare. Ma allora, perché l'avrebbe uccisa? Lui spesso e volentieri l'ha tradita, lui spesso e volentieri, mi ricordo una volta forse, lui era stato ricoverato in ospedale, ha avuto un'avventura anche in ospedale. E lui lavorava in un posto che io non so chi fosse, insomma, che praticamente aveva visto questa signora e che lui si era un po' imbaghito di questa persona e gliel'aveva detto che doveva decidere cosa fare. E lei era di aspettare che lui decidesse. Cioè era lui che doveva decidere? Sì, era lui. E lei era di aspettare che lui decidesse. Aspettare che lui decidesse. Cioè lui ogni tanto le sue scappatelle non se le faceva mancare, ma lei doveva rimanere. E cioè sua madre era al corrente di questo? Gli ha sempre... sì. E cosa succedeva dopo che... Litigi come sempre, ma sempre insieme. Quando avevano chiuso il ristorante a coppio La Pantera Rosa, dopo lui diceva che non poteva andare a lavorare sotto padrone, perché comunque era una vergogna per una persona che è stato proprietario di un ristorante andare a lavorare sotto padrone come pizzaiolo, tornare a fare l'imbianchino, così. Quindi per lui era una vergogna. E, però è andato a lavorare all'144 a fare il cartomante per telefono, sopra il centro commerciale di Coppio. E comunque quando lavorava all'144 come cartomante, aveva conosciuto anche lì una. Si metteva lì a casa, magari tavola pronta, dovevamo mangiare, lui si metteva lì così, guardava il soffitto, gli diceva a mia mamma, guarda, è quell'amore mai provato prima d'ora, non ti fa respirare, quell'amore che ti fa mancare l'appetito. Diceva la moglie questo? A mia mamma glielo diceva. Ma era presente quando c'erano queste... No, me lo raccontava mia mamma. Io a volte l'ho visto che era lì che si guardava in aria, si guardava... Però sì... Si confidava, gli raccontava che si era innamorato e gli aveva detto in quell'occasione, gli ha detto Marisa, fatti un'altra vita, esci. Chi l'aveva detto? Lui gli ha detto a mia mamma, sì. Guarda io ormai sono innamorato di un'altra, quindi fatti un'altra vita, esci, vai con la tua amica, vai in ferie. Allora mia mamma l'ha preso a parola al balzo, ha prenotato per andare con una sua amica, un'amica di mia mamma, una donna, cioè non è che potevano andare a cuccare, perché questa qua era una donna di 140 kg, poverina, che neanche camminava, però giusto per staccare un po' la spina, e niente, lo aveva portato giù tutti i vestiti, valigia aperta, e mia mamma metteva la valigia, lui prendeva i piatti, ogni capo che mia mamma metteva nella valigia, lui gli rompeva un piatto in testa, sì. Cioè non voleva che partisse? No, ha cambiato idea. E qui andiamo nella fantasia, nella creatività. Perché le figlie ci raccontano che a un certo punto la madre, stufa di queste continue angherie, decide di prendere e andarsene a Rimini. E ci dicono che Piccolomo, mentre la moglie stava facendo la valigia, ogni indumento che veniva inserito nella borsa, Piccolomo le spaccava un piatto in testa. Ma vi pare possibile? Vi pare possibile? Ma avete idea di cosa vuol dire un piatto spaccato in testa? Vuol dire come minimo sanguinare. E siccome non penso che la signora Maldera stesse mettendo nella valigia solo un pullover, quanti piatti gli avrà spaccato in testa a Piccolomo? Senza che di questo se ne avesse traccia. Un referto medico, una denuncia, una confidenza. Prima di morire avesse parlato con qualche amico dei rapporti tra lei e suo padre... Ho avuto per un paio d'anni, ho aperto un circolo velico a Luino e da me è tornato il nostro fornitore di quando eravamo ragazzine, che avevamo la Pantera Rosa, che quindi lo conosco da tantissimi anni. E lui mi ha detto, guarda, ero stato lì poco tempo prima, pochi giorni prima, e tua mamma mi diceva, Marino, ti prego non andare via, stai qui un po' con me perché ho paura. E lui gli diceva, Marisa, hai paura di che cosa? Niente, stai qua ancora un po', ti prego, fermati qua un po' perché ho paura. Lei purtroppo aveva paura di lui e quindi diceva, per il bene delle mie figlie sto zitta. Io dico la verità, a mia moglie l'ho picchiata 2 o 3 anni dopo il matrimonio, l'ho picchiata, gli ho dato due... che abbiamo avuto una discussione e mia moglie mi dice me ne vado a mia madre. Io l'ho sposata che avevo 20 anni, lei ne aveva 17 ed era già incinta di 7 mesi di lei.
era già incinta, ero a militare quando l'ho sposata, venuta e l'ho sposata. Io gli ho dato due sberle a mia moglie, ho detto, beh, prende la valigia e metterti la roba dentro, contro il volere dei miei genitori l'ho sposata, perché non volevano. Piccolommo, quindi, all'interno della coppia faceva tutto quello che voleva, anche perché Marisa Maldera non era né possessiva né gelosa, ma anzi tollerante e remissiva. E allora, cos'è che spinge l'imputata ad ucciderla? Secondo l'accusa, entra in scena, proprio nell'ultimo periodo, una giovane della moglie. Ultimamente, praticamente, non c'era una bella situazione, perché io mi ero resa conto molto bene mio padre, perché io lo conosco molto bene, mio papà. Lui si era invaghito di questa ragazza che avevamo ai piatti. Da loro lavorava questa ragazza marocchina che faceva la lavapiatti. Che si chiama? E mia mamma la chiamava Sisi, la principessa. E Tali Zineb. Adesso non so la pronuncia se è giusta. Aveva 3 anni meno di me, l'età di mia sorella. E quindi, perché poi era una ragazza molto esile, molto, molto bambina, non era una donna, nel senso, io comunque avevo già una figlia di 7 anni e un bambino di 11 mesi. Lei, anche se aveva solo 3 anni meno di me, sembrava più ragazzina, capito? E sembrava indifesa. E, niente, all'inizio andava tutto bene perché comunque lavorava, non c'erano problemi. Però lui si è questa donna e lo dava proprio tanto da vedere. Io ho cercato. Rilevava lei da che cosa? Io mi ricordo una situazione dove questa ragazza non stava bene, era stanca, era una dipendente, era pagata per lavare i piatti. Lui gli ha detto, siediti, non ti preoccupare, li lavo io i piatti. Questo lui non l'ha mai fatto, neanche con le attività precedenti. Non ho mai visto mio padre lavare i piatti al ristorante, mai. Neanche quando mia mamma aveva un piede frantumato, che lavorava lo stesso col mal di schiena, con tutti i problemi che aveva, lui non gli ha mai detto riposati, lavo io i piatti. Mia mamma aveva un grosso problema a un piede, con delle microfratture, ha avuto anche per un anno un'ulcera aperta, non si è mai tirata indietro dal lavoro. Mia mamma ha sempre lavorato saltellando sull'altro piede, nonostante che fosse grassa, come ha detto qualcuno, mia mamma ha sempre mandato avanti la carrozza. Mentre questa qua, col fisichino, magrolina, era sempre stanca, allora spesso e volentieri mio papà andava in cucina a dargli una mano a lavare i piatti, perché poverina, e lei era stanca. Da lì ho iniziato a capire che c'era qualcosa. Mia mamma era molto attaccata a questa ragazza. Mio padre gli voleva un bene dell'anima come una figlia, la trattava proprio come una figlia. E probabilmente mio padre non la vedeva come una figlia. Quando c'era qualche ragazzo che magari veniva lì, che scherzava e rideva con questa ragazza, lui era l'Orlando furioso, si arrabbiava, dietro la pizzeria prendeva gli stracci, sbatteva, cioè proprio geloso folle, si vedeva tantissimo, ma non lo vedevo solo io, anche tante persone che frequentavano il ristorante si erano accorti di non dico lui nei confronti di questa ragazza. E lui dava di testa? Tante volte magari questa ragazza era al bancone, magari parlava con dei clienti, iniziava a sbattere gli stracci mentre faceva le pizze, cioè lui era molto nervoso, molto. Si vedeva questa fronte di questa ragazza. E Tali Zineb era sempre con loro. Loro non erano più una coppia, erano in tre. Lei c'era sempre. Se loro il giorno di riposo andavano a mangiare un panino da amici che avevano il bar, lei era con loro. Andavano a far spese, lei era con loro, sempre con loro. E sono venute a mangiare un panino da me. Piccolo mi ha chiesto dove era il bagno, perché questa ragazza doveva andare in bagno e poverina non stava tanto bene perché aveva il ciclo. E lei, poverina, quando il ciclo non sta bene, mi ha detto. E io, devo essere sincera, in realtà volevo dirgli alla Marisa qualcos'altro, ma non ho avuto il coraggio. E le ho detto, devo dire testuali parole, che è una parolaccia. Le ho detto, vabbè Mari, ma questa qui ce l'avete sempre in mezzo, non le dico cosa ho detto. E si vedeva chiaramente che lui moriva dietro questa persona. Ridevano, scherzavano, erano molto molto complici, molto. Lui diceva, per me è come una figlia. Ovviamente sono un po' più malefica e non vedevo questo rapporto padre-figlia.
quattro anni fa, sono andata a mangiare nel ristorante di Caravate. La signora del ristorante abitava, questa signora, nel cortile dove abitava Tali Zineb insieme ai suoi connazionali. E mi ha detto che spesso vedevano arrivare mio padre in macchina ad accompagnarla a casa e si tratteneva in macchina per magari mezz'ora, tre quarti d'ora e si facevano delle fusioni in macchina. Conosceva una dipendente del ristorante gestito da Piccolomo e dalla signora Maldera? Cioè, quella marocchina, le dice? Tali Zineb. Abitava a 10 metri dal mio ristorante, quello vecchio, perché adesso c'è un ristorante nuovo, e 10 metri perché lei, quando lui lo portava a casa, lei entrava dentro quel cancello, io andavo fuori sul balcone, perché mia moglie non voleva che... a fumarmi le mie sigarette. E li vedevo quando arrivavano, alla sera stavano un quarto d'ora, mezz'ora in macchina, tre quarti d'ora. Con chi? Con la ragazza. Poi la ragazza scendeva, entrava nel cancello e andava a casa. E lui andava via. Ha visto particolari atteggiamenti tra i due? No, perché di notte non si vede niente, non avevano la luce accesa in macchina. Ha detto qualcosa di leggermente diverso in questo verbale del 3 ottobre 2016. No, se ho detto qualcosa magari mi dimentico. Io tendo a dimenticare, che la mia memoria si sta un po' esaurendo. Allora, ha risposto, ricordo molto bene in plurime occasioni di avere notato personalmente gli stessi, ci riferiamo a Pitti, abbracciarsi e baciarsi come fanno gli innamorati. No, questo non è vero, non l'ho visto. Questo è quello che lei ha dichiarato in questo verbale. No, quando è venuto c'era anche mia moglie. Assieme. A meno che l'ha detto mia moglie, ma non penso che l'abbia detto mia moglie perché ero lì anch'io. Stavano in macchina mezz'ora, tre quarti d'ora, però a meno che non giocavano 3-7. Lei ha mai visto, signor Piccolomo, limonare la ragazza? No, ho visto quando scendeva dargli un bacio e basta. Dare un bacio a chi? Un bacio, buonanotte. Ma era un bacio... come lei dice qui, in questo verbale, guancia. Limonare? No, un bacio sulla guancia. Perché in questo verbale, stilato dal maresciallo Cariola, lei parla di limonare. No, io... E dice anche che mentre limonavano, la signora Maldera era al ristorante a fare le pulizie. Sì, presumo che era là al ristorante a fare le pulizie. Qui lo dice con certezza. Va bene, non ho altre domande, grazie. Ascolti, io non... mi guarda, ascolti. Ascolti. Che fa, di là di ansia. Guardi che sui verbali non si gioca. E chi è che gioca sul verbale? Ascolti, il verbo limonare è un'espressione molto particolare. Sì, ecco, sì, lo so. Quindi molto particolare, sì. Quindi è proprio sicuro al maresciallo Cariola? No. Ascolti. A meno che non l'abbia detta mia moglie. I testimoni puri, i testimoni non portatori né di rancore né di interesse, ma assolutamente estranei, e parlo di Bonetti, ci dice che ha visto Piccolomo riaccompagnare a casa la Zineb, ma non a limonare, come è scritto stranamente in quel verbale. E sollecitato dal presidente sull'espressione, sul ponderare l'espressione limonare, il test è stato risoluto. Io ci tengo a spiegarvi che questa ragazza non ha mai dato problemi. Cioè non è mai stata una che ha messo zizzagne o ha creato brutte situazioni. Lei era molto dolce, molto tranquilla, si faceva proprio voler bene questa ragazza qui. Infatti mia mamma l'adorava, lui ancora di più, ma mia mamma l'adorava. Ma allora, stando così le cose, perché l'accusa è convinta che la ragazza Tali Zineb ha fatto sorgere in Piccolomo l'idea di uccidere la propria moglie? Nel tempo i rapporti...
da letto, che era la mia camera con mia sorella quando abitavamo lì. Parlando con mia mamma, le ha chiesto che ci fa qua, come mai è qua, e niente, l'avevano ospitata perché dove abitava lei con i suoi paesani, poverina, veniva maltrattata, non gli davano neanche la coperta per dormire. Non poteva avere la coperta, non poteva aprire il frigorifero, e quindi gli abbiamo detto: abbiamo tante camere qua, abbiamo la casa grande, vieni qua. E ho scoperto che la ragazza Zineb, che lavorava lì, che abitava lì con loro, gli avevano dato vitto alloggio. E io questa cosa qua non la sapevo, non avevo la più pallida idea che lei abitasse lì con loro. Io ho sempre pensato che questa sì, perché lui si è innamorato di questa ragazza marocchina e lui non avrebbe mai lasciato mia madre. Era un capitolo troppo importante della sua vita che l'avrebbe chiuso mettendola sottoterra. Così. Ah. Piccolomo, a un certo momento, quando lavorava, credo, come cartomante in un servizio telefonico, si era innamorato di un'altra donna. E cosa aveva fatto? Aveva tentato di uccidere la moglie? No, glielo aveva detto. E perché allora non dobbiamo pensare che avrebbe potuto fare lo stesso anche in questa circostanza, senza uccidere la moglie? Lei era una cosa sua, cioè lui era possessivo nei confronti di mia mamma. Cioè, nessuno doveva guardarlo, toccarla. Lei è stata solo sua e doveva morire solo sua. Ma viene ora un episodio che l'accusa ritiene sia il motivo scatenante, cioè quello che ha spinto Giuseppe Piccolomo a uccidere Marisa Maldera. C'era ogni tanto capitava lì qualche ragazzo al ristorante, perché facevano bar e ristorante, capitava magari lì qualcuno che magari gli faceva il filo a questa ragazza e lui si innervosiva molto. Poi un giorno, mi ricordo molto bene, mia madre gli ha detto: va, quello lì è un bel ragazzo, è religione, ma con un separato no. La mia religione mi permette di sposarmi con un vedovo, ma non con un separato. Piccolomo questo lo sapeva. Per realizzare il suo progetto, la moglie doveva essere eliminata. Tali Zineb che non avrebbe mai sposato un separato, ma un vedovo. E chi ce lo dice? Tali Zineb non si è presentata. Non dobbiamo quindi permettere né le figlie e nemmeno Piccolomo metta in bocca a nessuno cose che non sono verificabili. Poi cosa succede tra il papà e questa ragazza? Allora, lui è prima del funerale, lui forse il giorno prima, non ricordo bene, comunque mia mamma, il funerale è stato fatto all'incirca 4 giorni dopo e lui ci ha detto: ragazzi, vi devo dire una cosa, è normale che io da solo non possa stare, è normale che io tra 2, 3, 4 mesi voglio trovare un'altra donna, perché devo andarne a cercare un'altra quando c'ho già qua la marocchina? Queste sono state le sue parole. Perché devo andare a cercarne un'altra quando c'ho già qua la marocchina? Prima del funerale lui ci ha detto: io non posso stare da solo, ho già qui la marocchina, mi prendo questa. Come dire, è inutile andarmi a prendere un'altra bicicletta nuova, ce l'ho già qui in casa, come se fosse un oggetto, no? Anche fare atto di fede. Ma vi potete immaginare, Piccolomo, che subito dopo la morte della moglie, prima ancora del funerale, magari colpevole, manifesta una cosa così pregiudizievole per lui. Gli cuciono addosso il movente. Poi cosa fanno? Lui dice questo. Vanno a vivere insieme, si lasciano, cosa succede? No. Succede che tutto quello che si è creata mia mamma in 48 anni, che poteva essere anche da un servizio di piatti a comunque anche un paio di mutande di ricordo, noi non abbiamo avuto niente, perché hanno cambiato le serrature, lei è diventata proprietaria di tutto quello che ha fatto mia mamma e niente, sono rimaste lì a vivere assieme. Poi si sono sposati, ha messo fuori le pubblicazioni, ma dopo pochi mesi, dopo poco tempo, penso, e hanno avuto 2 bambini. Allora, 2 anni per matrimonio ci siamo presi con la Talit Zineb, perché io ho specificato alla signora Talit Zineb che avevo bisogno di rispettare il lutto di mia moglie almeno 2 anni. 2 anni dopo?
non due giorni dopo, non due mesi dopo, due anni dopo, e dopo essersi convertito all'Islam. E l'ho sposata, infatti, il 2003, quindi, e non si è mai, lei mi ha detto che fino a che io non avessi sposata, non si sarebbe mai fatta toccare. Rispetta tali Zineb, perché tali Zineb non si fa toccare da un infedele, qual è un cristiano, per i musulmani. Volevo dire alle mie figlie e a questa corte che io ho conosciuto mia moglie che aveva 9 anni, io ne avevo 12, e prima di essere la mamma di mio figlio, era mia moglie. Ma ad accusare Giuseppe Piccolomo anche di aver premeditato l'omicidio della moglie, vi sono delle polizze assicurative. Quando mia mamma è morta e nessuno faceva niente, e sembrava tutto calmo come incidente stradale, io ho detto, io qua o impazzisco, perché non ero più in grado né di far la mamma, né di... io non ero più niente, io ero diventata una larva che voleva solo morire. E allora gli ho detto, Cinzia, tirati sulle maniche e reagisci. Ho iniziato, ho preso il telefono e ho iniziato a indagare, dicevo, lui non fa niente per niente. Partiamo dal presupposto che lui ha sempre giocato con le assicurazioni, quindi lui non fa niente per niente. Ho iniziato a chiamare tutte le assicurazioni della zona, finché ho beccato le assicurazioni dove c'erano le polizze a nome di mia mamma. Le ho scoperte io le polizze, nessun altro le ha scoperte. In effetti, il signor Piccolomo aveva varie assicurazioni, ma ce n'era una che era stata modificata il 2 di febbraio, 18 giorni prima, qualora, e solo in caso di incidente stradale, la polizza si sarebbe triplicata, cioè da X euro, già da 35.000 euro sarebbero diventati 114.000 euro, cioè da 36-37.000 euro a 114.000 euro. Un triplice capitale, ovviamente quello base per tre, intendo, in maniera molto precisa, per quanto riguarda il decesso dovuto a cause della circolazione stradale. E in questo caso che cosa è successo? In questo caso concreto che cosa avete liquidato? Abbiamo liquidato in due tranche il triplice capitale caso Premorienza. 114.863,64 euro. Sapevate che il signor Piccolomo aveva patteggiato per omicidio colposo, vittima la moglie? Allora, le rispondo no, non lo sapevo, no, non lo sapevo, non lo sapevo, ovviamente poi tra l'altro io dall'anno scorso, ma deduco comunque che anche la compagnia non lo sapesse, perché altrimenti comunque il processo di liquidazione comunque si ferma immediatamente. In caso la morte dell'assicurato sì. fosse stata causata da colpa del beneficiario, voi li... Assolutamente no. Rimane un mistero perché Giuseppe Piccolomo sia stato liquidato dall'assicurazione. Mistero che il processo però non è riuscito a svelare, anche perché nemmeno le figlie sapevano che all'epoca la polizza era stata modificata in caso di incidente stradale. Sa se è stipulato delle polizze assicurative? No, noi non sapevamo assolutamente nulla delle polizze. Cioè, noi sapevamo che mia mamma avesse delle assicurazioni sulla vita. E lei, sua mamma, non gli ha mai detto, abbiamo fatto una polizza infortuni, una polizza no, sulla vita? No, ma secondo me lo avrebbe detto mia madre, perché non, cioè, parlava di tutto con noi, non era, era una mamma veramente unica, capito? Non aveva niente, non ci nascondeva niente. Questa è la firma della mamma, per quanto è sua conoscenza. No, io l'ho sempre detto che non era la sua firma. Ecco, e la data qual è? La data di quella sottoscrizione? 16 2002. E lei è morta il 20 febbraio 2003. Vabbè. E io sono andata anche dal signor Yi della Lloyd di Gavirate. Sono andata lì e gli ho chiesto appunto per quanto riguarda queste polizze, volevo delle spiegazioni perché non era la firma di mia mamma. Premetto una cosa, che loro conoscono il signor Yi da 40 e passa anni. Sia mia mamma che mio padre. Comunque gli ho chiesto delle spiegazioni e lui mi ha detto no, guarda, tua mamma era seduta proprio lì dove sei seduta te, li ha fermate qua davanti a me. Gli ho detto no. No, non è la firma di mia mamma. Gli ho detto probabilmente in amicizia e probabilmente non puoi fare una cosa del genere, gli avrei lasciato le carte per farle firmare decisione. E adesso non puoi tirarti indietro. Mi fa no, 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 tua mamma era seduta qua davanti a me, ormai non poteva tirarsi indietro, ma non era la firma di mia mamma. Lei ha per caso delle qualche carta autografa con la firma di sua madre? Gli ho cercate già delle lettere, delle cose. No, ho trovato l'altro giorno una cartolina con la sua calligrafia. È chiaro che se si fosse riusciti a dimostrare che la firma di Marisa Maldera era falsa, sarebbe stata la pistola fumante in mano all'accusa, sia per l'omicidio che per la premeditazione.
ma troppi anni sono ormai passati per riuscire a fare di questo punto la prova definitiva. E sempre sulla scia dell'interesse economico e dell'avidità di Giuseppe Piccolomo, viene raccontato in Ano come e dove è finita l'eredità di Marisa Maldera. La mamma è mancata senza testamento? Mamma è mancata senza testamento. Voi avete accettato l'eredità, avete rinunciato all'eredità? Come avete partecipato all'eredità? Mio padre voleva che noi rinunciassimo all'eredità. Voleva tutta la casa e un domani a morte sua è normale che verrà a voi. Ci diceva, proprio il momento è giusto che voi rinunciate, e dato che era molto pesante, le cose andavano male, minacce, di tutto di più, quando siamo andati dal notaio, il notaio ha detto, voi avete dei figli minorenni, voi non potete rinunciare all'eredità, e lui si è arrabbiato in presenza del notaio, lui ha iniziato a picchiare i pugni sul tavolo dicendo che noi non c'entravamo niente con queste cose, che erano sacrifici suoi e comunque... in malo modo, sempre con insulti. Infatti il notaio l'ha invitato a calmarsi o doveva uscire. Il signor Piccolomo in questa faccenda ha portato nelle proprie sacche, nelle proprie tasche, all'incirca 400.000 euro. E non è un affare di niente. Aveva organizzato, allora faccio la nuova vita con la ragazza per la quale io ho perso la testa, mi sono innamorato, mi sono imbaghito e me la devo sposare, ci devo fare una famiglia, elimino mia moglie e nel frattempo guadagno quello che non riuscirei a guadagnare per l'arco della mia vita, 400.000 euro. Perché dico 400.000 euro? Vi faccio anche la quantificazione di questi 400.000 euro. Le polizze incassate, la vendita, l'acquisto dell'immobile. Sua madre possedeva degli oggetti d'oro? Sì, mia mamma, spesso mi capitava di sgridarla e dirgli sei una terrona, perché andava in giro. Ogni volta che uscivamo aveva la borsa molto capiente. Chi? Io. E quindi io la sgridavo perché andavamo in giro, mi faceva fare di quelle figure. Apriva la borsa e aveva dentro il contenitore della Tupperware con dentro tutto l'oro buttato dentro, proprio il contenitore di plastica. E perché sei importante? Perché aveva paura che a casa gli rubassero l'oro. Lei viveva all'interno di un ristorante e quindi non si fidava a lasciare il suo oro a casa. Quindi mia mamma non ha mai lasciato l'oro a casa. Lei quest'oro ce l'aveva sempre, anche quando eravamo al mare, anche in spiaggia lo portava. Marisa aveva, io non voglio dire che sono meridionale, no? Il classico oro dei meridionali, tipo, io gli dicevo, non è una collana, è un collare. Braccialoni, aveva sì, tanta roba. Diceva il collare del pitbull. Non volevo dire. Ah, mi scusi, sì, gli dicevo alla Marisa che gli dicevo che a me piacciono le cose un po' più fini, dicevo chiamalo mica, sarà mica una collana, quella lì è un collare del pitbull, perché effettivamente aveva tanto oro. Lei ne aveva parecchio di oro, la Marisa, perché le facevano sempre tanti regali comunque al suo marito. Lui era molto generoso. Anche quando ho compiuto 18 anni io mi ha regalato un bellissimo collier d'oro che aveva pagato ai tempi 1.200.000 lire. Il collier di mia mamma l'aveva pagato 5 milioni. Aveva un bracciale tutto intrecciato, molto grosso. Anche quella è tutta roba di valore, capito? Non era la catenina piuttosto che un anellino. Tutto l'oro che aveva mia mamma era tutto oro massiccio e lo comprava sempre e solo esclusivamente dallo stesso gioielliere che era gioielliere di fiducia, che era anche un nostro cliente del ristorante conosciuto da tanti anni. Erano i regali di una vita. A lei piaceva tantissimo avere gioielli. Allora mia sorella gli ha regalato a dicembre, proprio 2 mesi prima di morire, per Natale, la pezza del gioielliere, tutto agganciato dentro lì, messo bene, si arrotolava e si faceva il fiocchetto e se lo portava in borsa. Quando poi è successo che lei è morta, parlando io e mia sorella abbiamo detto, guarda, si è portata dietro le cose che ci teneva di più, perché lei poi in borsa aveva sempre anche un albumino di foto dei nipoti, figli e nipoti. Lei con chiunque parlava le doveva far vedere i suoi figli e i suoi nipoti come se fossero bellissimi. E comunque, quindi, infatti parlando abbiamo detto, guarda, si è portata dietro, morendo si è portata dietro le cose a cui teneva di più. Quindi l'oro era andato bruciato con mia mamma, capito? Quindi, vabbè, se l'è portato con sé, l'ha sempre portato via con lei, se l'è portato via. Giorni successivi alla morte di mamma, perché eravamo lì con i bambini e tutto quanto e loro volevano mangiare, avevano appetito. Ho aperto il forno per mettere dentro queste lasagne e ho trovato
la pezza del gioielliere con tutto l'oro di mia madre dentro nel forno in cucina. Cosa che lei non ha mai lasciato. Lei non si è mai separata dal suo oro. Quindi eravamo tutti lì. Quando ho aperto il forno, ho visto questo oro, ho detto guarda, ho chiamato mia sorella, era lì. Ho chiamato mio padre, gli ho detto guarda cosa ho trovato. Lui è arrivato immediatamente da me, me l'ha tolto dalle mani e mi ha detto questo lo conservo io. Per ora lo conservo io, poi un domani è roba vostra. Essere portato via, noi da lì non l'abbiamo più visto. Mi ha detto questo qua lo prendo io, poi un domani vediamo cosa dobbiamo fare, ma al momento lo tengo io. L'oro è sparito. Se lui avesse nascosto l'oro nel forno, sapendo che queste lasagne riscaldate, sarebbe corso a toglierlo, no? Chiamano il padre, quest'oro l'ho comprato io per darlo alla mamma, voi non c'entrate niente, se la mamma non c'è più ritorna a essere mio. È un pensiero che appartiene ad una cultura magari diversa dalla nostra, ma non è un atto di imposizione violenta. Tutti i ricordi, i beni, l'oro che erano di proprietà della moglie, in uso alla moglie prima della morte, erano stati venduti lo stroile oro di Gadirate. Lei ha appurato chi ha effettuato la vendita dell'oro? Piccolomo Giuseppe. Solo lui? Forse in un'occasione unica anche il figlio, un piccolo monile. Giuseppe quante volte sarebbe andato a vendere? Non so, abbiamo prodotto i documenti, adesso non ricordo quante volte. Mio fratello ha mollato tutto e si è andato in Olanda. Dopo la morte di mamma, lui ha cambiato tutte le serrature e mio fratello si è ritrovato senza casa, senza niente. Fuori. Mio fratello gli ha dato sempre il beneficio del dubbio. Cioè nel senso che ha torto un cappello a mia madre, è meglio che me ne vado perché lo ammazzo io. Forse Piccolomo ha dato qualcosa dei proventi dell'oro della moglie al figlio maschio, ma nulla si sa con certezza perché, come abbiamo sentito, anche il ragazzo si è allontanato per sempre dal padre. Ma c'è un'ultima domanda a cui dare risposta per dimostrare la colpevolezza dell'imputato ed è la seguente. Secondo la tesi accusatoria, Piccolomo cosparse la macchina con una tannica di benzina e poi le diede fuoco. Ma durante questa operazione perché Marisa Maldera non si era ribellata, non aveva fatto nulla? La risposta, secondo il pubblico ministero, viene trovata nei campioni biologici della vittima, su cui vengono fatte delle nuove analisi e viene scoperto un forte tranquillante. Allora, è stato evidenziato nel sangue delle tracce di lorazepam, che è una benzodiazepina, tracce non dosabili significa che è stata identificata, ma la quantità presente era di sotto dei livelli terapeutici. Sua madre faceva uso di sonnifere? Assolutamente. Mia mamma era talmente stanca che lavorava tanto, non ha mai fatto uso di sonniferi, mai, non ne aveva bisogno. Tranquillanti? No, no. Solo Aulin, lei prendeva l'Aulin per il male al piede. Per il male al piede. Per i dolori. Sì, lei viveva di nessun Aulin. Nessun altro farmaco. Assolutamente no, non aveva problemi di salute. Mia mamma viveva di Aulin purtroppo, perché aveva una microfrattura nella caviglia e non l'ha mai fatta operare perché gli dicevano che se operava questa microfrattura avrebbe zoppicato, però lei zoppicava lo stesso dal male. Quindi la spaventava l'idea di rimanere col piede. Ma è in grado di salire e scendere da un'automobile, sì, la mamma? Sì, mia mamma ballava anche. Mia mamma era robusta, però era molto agile, ballava, era una persona molto dinamica. Io l'unica cosa che sapevo che prendeva di abitudine è che aveva un problema a un piede, prendeva sempre l'Aulin per i dolori, questo sempre me lo diceva. Però per queste cose lei con me si arrabbiava molto, che le prendevo, mi diceva che ero stupida, che dovevo reagire e se non dormi bevi un po' di vino che poi dormi, mi diceva in dialetto. Si ricorda se la signora aveva problemi di insonnia? Se magari mi ha chiesto una volta un farmaco per dormire, può darsi che l'abbia scritto, ma una cosa evidentemente episodica, se è stato. Se è stato, non posso escluderlo, nel senso che non posso essere certo che 15 anni fa ne ho scritto magari una volta una ricetta per un farmaco per dormire. Ecco, ci può dire che effetti comporta su un organismo medio lorazepam come principio attivo? Portare all'inizio del sonno, quindi viene preso la sera prima di dormire, per chi lo utilizza abitualmente, viene preso un'oretta, mezz'ora prima di dormire perché poi induce il sonno. Sono farmaci che comunque sono anche utilizzati singolarmente quando, per esempio, questi sono esempi che non dato il caffè, la persona non si accorge che nell'intorno stanno derubandola. È giusto dire che questa sostanza, così come rilevata nel sangue della vittima,
non abbia avuto la capacità di produrre effetti sedativi, obnubilanti, di stordimento? Sì, sì, lo ribadisco. Se io ho una dose non quantizzabile nel sangue, di negatività nell'urina, per forza io mi trovo in quella primissima fase, cioè nella fase dell'assorbimento e nel tempo di latenza, che non può giustificare alcun effetto terapeutico. Il consulente della difesa ha sostenuto però che il fatto di non aver trovato il farmaco nelle urine sta a significare che era stato assunto da troppo poco tempo per poter fare effetto. Ma il dato che più colpisce di questo processo è la tenacia del convincimento che a uccidere la madre sia stato Giuseppe Piccolomo. Figlie che sicuramente ancor più della loro madre sanno chi è veramente l'imputato. Ascoltiamo. Io ricordo quando ero piccola che ogni tanto, quando mia mamma lavorava, c'è stato un periodo che lui si divertiva, la sera ci faceva il budino da bravo papà, ci preparava il budino, e questo budino era sempre amaro, sempre amaro. E più aggiungeva zucchero, il budino era sempre amaro. Gliel'abbiamo detto a mamma: guarda che la sera ci prepara un budino, ma questo budino qua è amarissimo, cioè non è... E lei è andata a cercare, alla fine gli ha trovato che aveva del sonnifero, quindi probabilmente ci metteva del sonnifero nel budino, chissà perché. Mia mamma aveva il sonno pesante, infatti tante brutte cose che sono successe a noi da piccole, le molestie e tutto quello che è successo, perché lei aveva il sonno pesante. Che tipo? Molestie sessuali. Da parte? Da parte di lui, del signor Piccolomo. Vostro padre aveva abusato sessualmente di voi? Delle molestie. E molestie sessuali? Molestie sessuali. E sì. Quindi? Io ricordo che la sera, quando andavamo a letto io e mia sorella, mettevamo delle bottiglie dietro la porta, in modo che ci svegliavamo in caso lui aprisse la porta di nascosto. Perché? Perché lui entrava in camera. Lui veniva a disturbarci in camera mentre dormivamo. In che modo? Che quello? Sì, lui si sedeva sul letto e allungava le mani. Ma fin da piccola io i ricordi ce li ho, che avevo il grembiulino dell'asilo. Lui mi ha sempre toccata. Di notte veniva nel letto. La notte che mia mamma era in ospedale, che ha avuto mio fratello, lui la portava mia mamma in ospedale. Era il 14 luglio, il 13 luglio. Tornato a casa. E io quella notte mi ricordo molto bene che piangevo e gli ho detto: voglio mia mamma. E lui mi ha detto: vieni di là nel letto della mamma. E sono andata di là e mia mamma non c'era, perché l'aveva portata in ospedale. Tante volte saltava fuori: dammi il diario, se vedeva un vuoto, un male, tutto quanto, lui stirava via la cintura e iniziava a frustarci, iniziava a riempirci di botte, ci frustava, e mentre ci frustava ci portava una per volta magari di là in lavanderia, e lui iniziava a frustare, a picchiarci, a riempirci di calci, di tutto di più, e nel frattempo ci spogliava, ci strappava i vestiti di dosso, e probabilmente era una scusa delle botte, una scusa dei voti per strapparci i vestiti e lasciarci nude. E lì non ci ho visto più, ero distrutta da questa cosa, da queste ingiustizie. Ho detto tutto a mia madre, non volevo più tenermi dentro questa cosa. Quando ho raccontato tutto a mia madre, 200 volte, perché non ci voleva credere. Quando lui è tornato dal lavoro, mia madre gliel'ha detto, e lui gli ha detto che non era vero, perché lui, quando dice che non è vero, non è vero, lui è molto bravo a negare. Gli ha detto che non era vero, che io mi ero inventata tutto, e che quando tornava la sera io non dovevo più essere a casa, lei doveva buttarmi fuori di casa. Allora mia madre gli ha detto: io prendo i miei figli e me ne vado giù in Puglia, torno da mia madre. E lui gli ha detto: io ti ammazzo i bambini e poi ti ammazzo te. E mia mamma voleva la separazione. Io mi ricordo che noi eravamo su in cima alla scala, noi eravamo nascoste sulla scala, lui la picchiava, gli è andata di tutti i colori. E poi lui gli ha detto: vuoi che ti ammazzo, poi me le cresco io? Vuoi che rimangano da sole con me? Vuoi che le cresco io le bambine? Il 20 febbraio del 2003, giorno dell'incidente, le mie figlie avevano 32 anni e 29. Hanno parlato di violenze che io facevo a loro. Erano già sposate
e quindi potevano andare a denunciarmi quando volevano. Nessuno gliel'ha mai impedito. Non riesco a capire, parlano di violenze su di loro, ma non hanno nessuna prova. Visto che mia figlia Piccolomo Tina, Nunzia, ha un marito che è un poliziotto, penitenziario, ma sempre poliziotto è, che ha un'arma, perché non è mai venuto in tanti anni a prendermi per le orecchie, a dire perché minacci i miei figli e mia moglie? Mi sembra strana sta cosa. Perché non avete mai denunciato queste cose? Perché abbiamo notato che ci ammazzava. Chi ci avrebbe difeso? Cioè, lei non ha presente con chi ha a che fare. Ha sempre fatto molta paura quest'uomo. Con che coraggio potevi andare a denunciare? Sai quante volte io da bambina chiamavo, che dicevano che c'era sto telefono? Quante volte facevo il numero e poi mettevo giù? Senta, chi mi avrebbe difesa poi davanti a una storia del genere? Se avessimo avuto la garanzia che lo prendevano e lo portavano via subito. Non si usava a denunciare ai tempi. Già adesso che denunciano non è che vengono cambiate molte le situazioni, figuriamoci i tempi. Non si usava a denunciare, specialmente nelle famiglie meridionali con un padre così. Scusi, signor Piccolo, però ascolti, il tema del processo non è i rapporti tra lei e le figlie, ecco, o lei non è imputato di maltrattamenti, il tema del processo è la contestazione. Ma l'hanno detto qua? Sì, ma non è quello su cui deve decidere la Corte, quindi lasci stare i regolamenti tra lei e le sue figlie, sì, ho i vostri rapporti. Ecco. Signor giudice, sono venute prego, qua. Se vuole spiegare, avvocato Bruno. E certamente mi hanno offerto di cacca, scusi, qua. E sono le mie figlie, non voglio, ma mi devo difendere. Ho due bambini piccoli di cui meritano che io prenda la mia difesa e non mi faccia accusare di cose che non ho fatto. Come parlo delle mie nipotine, le ho cresciute nelle mie mani, dormivano in mano a me, le ho cresciute fino a 6-7 anni. Sua mamma mi mandava a prendere la scuola, mi mandava. Se io avevo tentato delle violenze contro la mamma, chi è quella mamma che ti manda a prendere la bambina dalla scuola? Mi portava i bambini e andate a salutare il nonno, ma non ero un orco. Come mai mandate i bambini a salutare il nonno? Piccolomo ha pensato a se stesso, egoista, ha pensato a quello che voleva lui, però non ha capito che quel giorno, facendo quello che ha fatto, ha distrutto la sua vita ed un'intera famiglia. Affermarsi la responsabilità dell'imputato per il reato aggravato così come contestato alla pena dell'ergastolo. Nella gente, nella piazza, la soluzione ha quasi il sapore di una sconfitta, di un processo fatto per nulla. Ma ricordiamoci che il fine primario di un processo non è quello di punire il colpevole, ma di evitare una condanna ingiusta. La magistratura, e voi siete magistrati in quest'aula, non deve rispondere alle opinioni correnti perché è soggetta soltanto alla legge. Queste sono le parole del nostro presidente, Mattarella, con le quali io mi congedo chiedendo l'assoluzione di Piccolomo con la formula perché il fatto non sussiste. Grazie. L'assise di Varese dichiara Piccolomo Giuseppe colpevole del delitto di quegli articoli 575 numeri 1, 2, 3, 4 e 61 numeri 4 e 5 CP codice penale e lo condanna alla pena del pagamento delle spese processuali. Dichiara l'interdizione perpetua di Piccolomo Giuseppe dei pubblici uffici. Condanna Piccolomo Giuseppe al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Piccolomo Filomena Cinzia e Piccolomo Nunzia da liquidarsi in separato giudizio civile col riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 50.000 per ciascuna delle parti civili, indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione. L'udienza è tolta. Buongiorno. Contro Giuseppe Piccolomo sono state riconosciute tutte le aggravanti contestate, dalla premeditazione alla crudeltà alla minorata difesa per il sonnifero somministrato. Giuseppe doveva professarsi innocente e per questo motivo ha fatto ricorso in appello,
appello che non è stato ancora celebrato e di cui noi, come nostro costume, vi terremo informati. Ma noi per questa sera abbiamo terminato e io vi saluto e vi do appuntamento fra due domeniche con un processo che a 10 anni di distanza sembra finalmente arrivato a soluzione. Stiamo parlando del processo Cucchi. Quindi arrivederci.